Diciamo, il compito che mi è stato affidato in questo primo incontro è un po' quello di introdurre questo percorso, quindi soprattutto porre delle domande, perché non è banale porre le domande giuste, no? C'è un famoso detto, non so se lo conoscete, che dice che a domanda mal posta non v'è chi dia risposta. Avete mai sentito? L'ho inventato io, quindi evidentemente già circola, mi fa piacere, sono contento. No, perché normalmente in ospedale siamo continuamente, anche come cappellani, come operatori sanitari, spesso posti di fronte a delle domande mal poste. No? Per esempio la domanda perché i bambini soffrono è una domanda mal posta. È una domanda che non può trovare una risposta, non perché non ci sia una ragione, non ci sia una spiegazione, non ci sia un significato, un senso, ma semplicemente perché una domanda così richiede una risposta che sarebbe troppo complessa, nel senso che anche se Dio adesso comparisse qua in mezzo e volesse risponderci, non saremmo in grado di cogliere la mano, foglio. Va bene, adesso io farò molta fatica a non disperdermi, perché ovviamente quello che devo cercare di fare è una breve sintesi delle riflessioni di 10 anni, no? Quindi capite che insomma non è molto facile. Allora cerco di stare a quello che ho scritto, perché sennò poi rischio di disperdermi. Ho diviso questa breve relazione in due parti. Una prima parte si riferisce all'esperienza della sofferenza umana, un po' che cosa noi possiamo dire sulla sofferenza umana. No? Siamo chiamati a essere compagni di viaggio di uomini e donne, bambini, sofferenti. Allora dobbiamo un pochino così portare a tema delle cose che certamente sappiamo già, no? Non dirò probabilmente nulla che non sappiate già, però portarlo in superficie, metterlo in evidenza, focalizzarsi sugli argomenti è utile. Il titolo di questa breve sintesi iniziale è Primi passi nel mistero del dolore, tra virgolette. No? Allora, innanzitutto dobbiamo chiederci perché il dolore, la sofferenza è un mistero, che cosa vuol dire? No? Che cosa significa per noi cristiani quando usiamo questa parola? Significa tante cose, no? Innanzitutto, certamente, il senso più immediato è che la sofferenza, il dolore, è un tema, un qualcosa di impervio alla ragione, no? La ragione fa fatica a, come dire, tematizzarlo, a parlarne, no? Parlare della sofferenza è una cosa difficile. E senza dubbio per noi occidentali, che normalmente abbiamo sempre la pretesa di oggettivare le realtà di cui parliamo, no? Di poterle proprio schematizzare, suddividere, tematizzare in modo chiaro e distinto, è un argomento che sfugge a questo. Forse i nostri fratelli orientali in questo sono un po' avvantaggiati, perché sono consapevoli che capire una cosa non è solamente poterla suddividere in punti, schematizzare e tematizzare così come noi occidentali siamo abituati a fare, no? Con l'eredità della filosofia greca, di tutta la tradizione filosofica occidentale. Allora, è vero che è un mistero, nel senso che la sofferenza è un qualche cosa di accessibile a una conoscenza di altra natura, alla quale forse non siamo abituati. Dobbiamo imparare a pensare alla sofferenza in un modo diverso, utilizzando tutte le nostre risorse, anche le nostre emozioni, quello che le emozioni ci dicono. Per noi occidentali contemporanei le emozioni, le passioni, non siamo abituati a considerarlo uno strumento conoscitivo, no? Per noi la ragione ci permette di dire qualcosa della realtà, di poter descrivere qualcosa, ma come si fa a parlare, a capire, a conoscere qualcosa con le nostre passioni?
In realtà per i nostri fratelli cristiani, per esempio ancora del Medioevo, San Tommaso d'Aquino, per lui era molto chiaro che le passioni sono un modo per conoscere la realtà, ci dicono qualcosa della realtà. La parola passio in latino significa qualcosa che io subisco, no? E vuol dire che anche ciò che percepisco, non solo con la ragione, ma con un'altra dimensione del mio essere, è un modo di conoscere la realtà. E quindi la sofferenza, il tema del dolore, noi lo capiamo anche attraverso altri strumenti che abbiamo a disposizione. Dobbiamo imparare ad ascoltare con tutti noi stessi, no? Quando sei lì, ecco, per esempio, quanti di voi già operate in ambiente sanitario come pastorale sanitaria? Alzate la mano, quanti già lo fate? Ecco, ce ne sono diversi, no? Ecco. Allora, immagino che per voi non dico qualcosa di nuovo, perché quando sei lì ad ascoltare una persona che ti racconta la sua sofferenza, quando sei lì in un momento molto critico, per esempio insieme ai familiari di un defunto, quando il decesso è appena avvenuto, se hai una certa esperienza sai che c'è un momento per parlare, ma c'è un momento anche per tacere e ascoltare non solo quello che dicono, non solo quello che ascolti, ma quello che vedi, quello che percepisci con tutto te stesso, e che ti permette poi di saper stare lì accanto a quella persona, no? Quindi la sofferenza è un mistero che dobbiamo imparare a leggere, a capire, ad ascoltare anche con altri strumenti che forse non siamo abituati. Come quando una persona che vede perde la vista e comincia ad amplificare tutti gli altri suoi sensi, così noi, pur non perdendo la vista, pur non perdendo la ragione, dobbiamo imparare ad ascoltare con tutti i nostri, con tutte le nostre capacità percettive, no? È anche un mistero, perché è un paradosso la sofferenza, se voi ci pensate bene, no? È un qualche cosa di universale, perché ogni uomo la sperimenta, ma molto personale. Pensa se devi raccontare a qualcuno una tua esperienza di dolore, di sofferenza. Non è facile fargli capire veramente quello che hai provato, quello che stai provando, quello che senti, no? Ecco. Allora, per tutti questi motivi, la sofferenza umana è un mistero, quindi un qualcosa di difficile. E proprio per questo ultimo punto, per questo paradosso della sofferenza, già capite un altro aspetto, che per imparare a stare accanto a chi soffre, forse non devi fare tante riflessioni sulla sofferenza in astratto, ma imparare a fare i conti con la tua sofferenza. Io dico sempre, non mi sono mai permesso di tentare neanche di dare spiegazioni alla sofferenza di chi avevo accanto a me. È una cosa che non si può fare. È puerile pensare di poter dare delle chiavi alle altre persone. L'unica cosa che posso fare è cercare di entrare profondamente in me stesso, nella mia storia, nella mia memoria, cercare di lasciare entrare una luce dentro di me sulla mia sofferenza, per poter essere certo che nella mia sofferenza il Signore è stato presente, ha messo mano, ha plasmato, ha trasformato una storia, e così da poter incoraggiare chi sta soffrendo a percorrere la stessa strada. In questo siamo tutti testimoni, non maestri della sofferenza, come diceva Paolo VI a proposito della fede in generale, ma è ancor più vero quando si tratta di aiutare qualcuno che sta soffrendo, no? Secondo punto, bisogna imparare a distinguere, anche se i termini vengono spesso usati in modo molto ambiguo, tra dolore e sofferenza, no? Avete visto queste due citazioni che vi ho messo all'inizio, che sono molto belle. Il termine dolore viene usato a volte in un senso un po' ambiguo. Si parla spesso di dolore volendo intendere sofferenza umana e viceversa, no? Il dolore, io ho scritto questa frase perché mi sembrava che lo sintetizzasse in modo chiaro.
L'uomo ha dolore, prova dolore, come tutti gli animali, ma soffre in un modo del tutto particolare. L'uomo ha delle componenti nella sua sofferenza che arricchiscono il dolore, lo rendono fonte di una sofferenza più grande rispetto a un animale irragionevole, no? Che certamente soffre in un modo complesso, ma l'uomo soffre in un modo ancora più complesso, proprio per la sua struttura naturale, umana, per la sua complessità. E quindi bisogna distinguere il dolore come fatto biologico dalla sofferenza come una risonanza dello stesso, del dolore, nella coscienza di un essere umano cosciente che si concepisce come una totalità e che tende ad un proprio compimento. Ecco, secondo me la sofferenza umana, ne sono sempre più convinto, è veramente un locus theologicus. Uso questa espressione che per gli addetti ai lavori, i preti che hanno studiato teologia sanno che per locus theologicus si intende un evento, un fatto, un tema della vita dell'uomo che è un'occasione straordinaria per poter dire qualcosa di teologico, no? La sofferenza è questo, e perché nella sofferenza si intravede, si percepisce come l'uomo è un essere che va certamente al di là della sua biologia, al di là della sua dimensione materiale. Lo si vede proprio da questa sofferenza che nasce proprio dall'essere un essere finalistico. Sapete, ne parleremo anche dopo nella seconda parte, che in fondo la teoria dell'evoluzione di Darwin non è tanto una teoria che riguarda le scienze naturali, è soprattutto una teoria di filosofia antropologica. Darwin ha detto qualcosa sull'uomo, ha voluto in qualche modo, questa è una mia interpretazione, prendetela così col beneficio dell'inventario, mi perdonino i filosofi molto rigorosi come il professor Cavallini, che sempre mi guarda, quando mi guarda con l'occhio così vuol dire che stai dicendo, non sai di cosa stai parlando. Ecco, allora, con il beneficio dell'inventario, Darwin ha voluto dire qualcosa prima di tutto sull'uomo, ancor prima che sulla natura. Cioè ha voluto dire che l'uomo non è un essere che tende verso un fine, mentre nella sofferenza emerge molto chiaramente che l'uomo per sua natura è un essere che tende verso un compimento, e lo sperimentare, come dire, l'interruzione, l'impossibilità, la frustrazione rispetto a questa sua dimensione di progettarsi verso un compimento, di tendere verso un compimento che spesso la malattia, la sofferenza, altri tipi di sofferenza causano, questa rottura di un progetto è la cifra di questo. Dice che l'uomo è un essere creato per tendere verso un compimento. E allora entro in questo terzo punto che volevo dire, un pochino in questa visione così molto a volo d'uccello sull'antropologia della sofferenza, no? Che vuol dire questo? La sofferenza come difetto di senso. Non ci può essere una vera guarigione, dice Viktor Frankl, è un po' parafrasato ma fondamentalmente è quello che dice Viktor Frankl, questo filosofo ebreo straordinario. Non so se avete letto il suo libro, un libretto divulgativo un po' autobiografico, Uno psicologo nei lager, molto bello, vi invito a leggerlo, dice delle cose straordinarie e molto illuminanti. Lui dice: non ci può essere una vera guarigione della dimensione psichica se si ignora del tutto la dimensione spirituale. Questo perché egli considera la ricerca del significato della vita come il più essenziale fattore motivazionale nell'essere umano. Cioè, la ricerca di un senso, di un fine, è imprescindibile. L'uomo non può vivere senza una ricerca di un senso. Chi è abituato a stare accanto ai malati,
chi già diciamo svolge questo compito, questa missione, vede molto chiaramente che sempre nella sofferenza, nella malattia, l'uomo è alla ricerca di un senso, di una causa, di un fine, di uno scopo. La vita umana è un movimento che tende a un compimento. La sofferenza che ne consegue, quindi, è proprio un'esperienza di difetto di senso. E su questo si inserisce un altro elemento che ancora una volta è peculiare dell'essere umano e ancora una volta è la spia, è l'indicatore di come l'uomo sia decisamente un essere sovramateriale. Uso questo termine e va bene, non mi vengono in mente altre 100.000 cose, ma non, se altrimenti mi disperdo. Però l'elemento della ricerca di un senso legato al tendere verso un compimento si va a intersecare, a unire, a interfacciare con la dimensione morale dell'essere umano. Una citazione banalissima, quella di Kant, che dice: qual è la prova dell'esistenza di Dio? Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Ecco, questa dimensione morale è un'altra componente molto presente e molto chiara nel causare sofferenza nell'uomo. Quindi la perdita del senso, il vedere interrotto un proprio cammino verso un compimento da un lato e una lettura inevitabilmente morale della sofferenza e della malattia. Questo penso che non dico nulla di nuovo per chi già svolge questo compito. Noi cresciamo inevitabilmente costruendo un'identità morale. Questa identità morale è sempre coinvolta quando facciamo un'esperienza di malattia e di sofferenza, anche se in prima istanza la malattia è un male premorale, no? Sapete che la filosofia morale distingue il male, il fenomeno del male, nel male morale, cioè quello che è causato da una scelta deliberata, per esempio sparare a una persona, no? Dal male premorale. La malattia è un male che non è in prima istanza attribuibile alla responsabilità di nessuno, se non di Dio, se vogliamo, no? E parleremo anche di questo. Ma io mi sono sorpreso di come anche persone con alle spalle un'esperienza di fede molto approssimativa o nulla, o di altro ambito, protestanti, musulmani, quando per esempio da noi molto spesso capita si ammala il proprio figlio, un pensiero spesso condiviso e che i genitori condividono con me, ma ripeto, a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, è: io sento, padre, che è colpa mia che mio figlio sia ammalato. Non a caso questo è un tema molto frequente nella scrittura. Potrei citarvi, e qui ci sono molti sacerdoti che gli staranno venendo in mente, no? Tanti brani della scrittura che a volte sembrano assecondare questo pensiero che Dio possa punire le colpe dei padri nei figli, a volte invece smentiscono molto decisamente questa prospettiva, come se la scrittura, non, gli autori sacri non fossero molto convinti dell'una o dell'altra cosa. Io nel tempo diciamo che ho maturato una mia visione di questo aspetto, no? Sapete che il buon cappellano ospedaliero, quando un genitore dice in lacrime: padre, io sento che per i miei peccati che mio figlio sta soffrendo, che cosa gli risponde? Giovanni 9. Chiedono a Gesù di fronte a un cieco nato: Signore, ma maestro, perché quest'uomo è nato cieco? Quindi cieco dalla nascita, diventa difficile vedere in una lettura di delitto e castigo, una delle prospettive molto presenti nella scrittura, come possa essere colpa sua, è nato cieco. Allora chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Perché sapete che
nell'ebraismo, appunto solidamente basato nella scrittura, la chiave della sofferenza come punizione di una colpa è molto presente. C'è tutta una letteratura rabbinica nel Talmud che, non potendo trovare altra chiave se non questa, ha a volte delle spiegazioni quasi grottesche alla sofferenza, a un bambino che nasce per esempio con una malattia congenita, cercando di trovare in una colpa dei padri la malattia dei figli. Quindi non sto dicendo cose impensabili e chiaramente da escludere. C'è qualcuno che ha riflettuto su questo cercando di capire quale fosse la correlazione, no? E va bene, ma comunque questo lo mettiamo da parte, perché adesso altrimenti prenderebbe tutto il resto del nostro incontro. Ma quello che voglio dire, io sto cercando solamente di mettere sul piatto le problematiche. Da un punto di vista antropologico, un uomo soffre per la malattia, ma soffre per come la malattia ha spezzato i suoi sogni, i suoi fini, il suo compimento, ma soffre anche perché cerca una ragione morale nella sua malattia, cerca un responsabile. E in questo, e vado direttamente nel punto successivo, cioè il legame tra la sofferenza e la dimensione religioso-spirituale, i credenti, diciamo così in senso generale, gli appartenenti a qualsiasi comunità religiosa, comunque coloro che professano un credo, si distinguono in diverse categorie. Questa è una cosa molto interessante. Hanno fatto degli studi in ambiente anglosassone, che vi sintetizzo, se volete ve li potete andare a leggere, li trovate molto facilmente ormai su internet, in cui gli americani che hanno fatto hanno detto: ma una persona che crede soffre di più o di meno quando gli capita un trauma rispetto a uno che non crede? Cioè, credere, avere Dio nel cielo a cui potersi rivolgere con una preghiera, è una risorsa o è un, come dire, qualcosa di controproducente? E così hanno distinto i credenti in tre categorie: believers, not belongers, o meglio, diciamo andando in ordine, believers, belongers, believers, not belongers e not believers. Che vuol dire? Credenti appartenenti a una reale comunità di fede, credenti non appartenenti, quelli che noi in italiano comunemente nelle nostre parrocchie chiameremmo credenti non praticanti, oppure non credenti. E la cosa sorprendente è che, volendo fare una graduatoria, voi dite: ma come hanno fatto a misurare il contenuto di sofferenza? Esistono degli strumenti validati, cioè gli psicologi hanno messo a punto dei test che sono in grado di misurare il contenuto di stress dovuto ad una causa, no? Un trauma, un terremoto, la perdita di una persona cara, eccetera. La cosa sorprendente è che hanno visto che, ponendo in una graduatoria chi soffre di più, chi ha un contenuto di sofferenza maggiore, non sono i non credenti, ma sono i credenti non praticanti. Cioè quelli che hanno un contenuto di sofferenza minore, cioè che riescono in un certo, potremmo dire, ad elaborare lo stress indotto dal trauma nel modo migliore, sono i credenti che appartengono realmente a una vera comunità di fede. Quelli che stanno così e così, diciamo, si pongono in un livello intermedio, sono i non credenti. E quelli che soffrono di più sono i credenti che non hanno, che hanno un loro rapporto con Dio individuale. Se ci pensate, nella mia esperienza di 10 anni, questo io l'ho veramente riscontrato. È proprio così. Perché io credo anche che ci sia una ragione, no? Perché in fondo il non credente vero ce ne sono pochissimi. Io in 10 anni se ne contano sulla punta delle dita, insomma, perché chi veramente crede che l'esistenza umana non sia altro che un frutto della materia, che noi siamo veramente degli animali e basta, frutto dell'evoluzione, che magari hanno solamente raggiunto un grado di complessità tale da produrre nella mente dei pensieri astratti come l'amore, eccetera. Ecco, chi crede veramente questo sono veramente pochi. Però in fondo hanno un vantaggio, che
non pensano che ci sia qualcuno che governa la realtà, per cui non c'è quella quota in più di sofferenza dovuta al sentirsi tradito da qualcuno che avrebbe potuto aiutarti e si è astenuto dal farlo, capite? Il credente praticante, di fatto, quello che vive una vera comunità di fede, come dire, nel tempo matura un adulto e consapevole, pieno rapporto con Dio, ha veramente un'intimità con Dio, in qualche modo dialoga con Lui e questo lo aiuta veramente. Il rischio del credente non praticante qual è? È quello di andare contro il secondo comandamento. Non ti farai immagine alcuna di Dio. Ecco, io in ospedale ho capito veramente questo comandamento, cosa dice. E anche qui, non so se ci sono biblisti, perdonatemi, sto, diciamo, sicuramente non sono competente, però è vero che un credente non praticante, cioè che di fatto vive la sua fede individualmente, con un suo rapporto interiore con Dio, corre un grosso rischio di confezionarsi un Dio a propria immagine e somiglianza, come una specie di supereroe che è un uomo, ma che volendo può fare così e intervenire. Allora, se io ti chiedo di guarire mio figlio, ma perché non lo fai? E allora, questa, se tu hai una tua immagine, cioè non conosci Dio per quello che è veramente, anche in una forma chiaramente di mistero, di incomprensibilità, però perlomeno accetti che Dio sia altro da quello che è la tua proiezione, no? Ma se invece tu ti sei costruito un Dio a tua immagine e somiglianza, e allora il contenuto di rabbia dovuto al fatto che questi è venuto meno al patto aggiunge sofferenza a sofferenza. E per ultimo l'importanza dei fattori familiari e etnoculturali. Noi in ospedale abbiamo la fortuna di avere a che fare con persone che vengono da qualunque parte d'Italia, ma anche del mondo, e di questo bisogna tener conto assolutamente. Ogni cultura, ogni famiglia ha il suo modo di reagire alla sofferenza, e noi questo dobbiamo imparare dall'esperienza per poterci ben relazionare con ogni tipo di sofferente. Bene, passo rapidamente alla seconda parte della presentazione. Vi prego di perdonarmi, cioè come dice, mi perdonerete l'espressione, soprattutto le suore, però siccome dopo di me viene Don Fabio Rosini, mi permetterete di citarlo, come dice lui, ho trattato il tema un po' alla Porco Giuda, diciamo così, no? Cioè in un modo un po' approssimativo, però insomma capite che non abbiamo alcuna pretesa, almeno in questo primo incontro, di scendere in profondità. Stiamo semplicemente portando in superficie, portando a tema tutti i problemi dei quali speriamo nel corso di questo itinerario di poter trattare. E allora voglio brevemente, ancora una volta, senza dare delle risposte, però almeno ponendo delle domande, spero proprie, diciamo, mostrarvi alcune diapositive. Bene, questa frase è di Bertrand Russell, grandissimo filosofo. Non si può stare al capezzale di un bambino morente e continuare a credere in Dio. Ecco, secondo Bertrand Russell io avrei dovuto già da lungo tempo perdere la fede. A dire la verità, ci avevo pensato anch'io che avrei fatto sta fine, perché io sono arrivato al Bambin Gesù già, diciamo, adulto, avevo 40 anni, avevo un pochino così la boria di essere uno che era medico, tutto quanto, che era entrato in seminario da adulto, fatto studi di teologia, 2 anni in Terra Santa, tutte queste cose. Dico, adesso arrivo e saprò interpretare ogni aspetto della realtà, no? Proprio. Poi dopo 2 giorni il mio carissimo amico e compagno di avventure, padre Mario, l'altro cappellano che era già lì da 5 anni, insomma dopo una breve introduzione
Gli ho detto, ma è tutto qui quello che mi devi insegnare? Mi ha detto sì, poi devi trovare un tuo modo di saper stare in questo posto. Mi ha un po' lasciato a me stesso, mi ha affidato i miei reparti, noi avevamo l'ospedale diviso in due, adesso ce l'abbiamo diviso in tre perché è arrivato un nuovo collaboratore, e quindi mi ha affidato l'oncologia, l'ematologia, la cardiochirurgia, dei reparti dove insomma le situazioni serie sono all'ordine del giorno. E dopo un po' io ho detto, beh, devo dire che qui non ci sto capendo nulla, cioè improvvisamente mi sono dovuto spogliare di tutte le mie pretese, di tutti le mie, il mio armamentario culturale con cui avrei pensato. Poi sapete, io faccio parte anche da più di 20 anni del cammino neocatecumenale, quindi figuratevi, io ho una parola, no? Cioè arrivo, no? Ecco, come noi, lo dico contro me stesso, insomma, lo dico scherzando, ovviamente voglio molto bene alla realtà di cui faccio parte, no? Però a volte abbiamo un po' questo atteggiamento, come se io ora ti dico come stanno le cose, no? E invece devo dire, grazie a Dio, la realtà dell'ospedale mi ha azzerato completamente, e io temevo veramente, ho avuto il timore a un certo punto di perdere la fede di fronte allo scandalo della sofferenza dell'innocente, che, come dice Gianfranco Ravasi, è veramente la roccaforte dell'ateismo, no? Cioè, se ci sono tanti temi su cui ne possiamo parlare, di fronte alla sofferenza dei bambini l'ateo ti guarda e dice, beh, allora, mo su questo che mi dici? E facciamo effettivamente molta fatica, no? E quindi su questo tema io ho riflettuto molto. Adesso non posso diciamo sciorinarvi tutte le mie riflessioni, ed ecco appunto uno di quelli che hanno spesso, diciamo, il gusto di girare il coltello nella piaga, no? E lui ha diciamo preso un trafiletto di un giornale dove lui mette scusate, non lo vedete, Corrado Augias, no? Ecco, una persona che, diciamo, non riscuote le mie simpatie, ma proprio per questo l'ho voluto citare. Si presenta sempre, ecco, seduto così come, diciamo, un filosofo greco, no? Nella Stoa, con questi libri, con tutti i segnalini dentro, come se fossero delle medaglie, no? Come per dire, io ho letto tante cose, voi invece siete un po' ignoranti. Allora, lui dice, in questo breve trafiletto, vi voglio sottolineare due aspetti che secondo me sono teologicamente molto interessanti, su cui vale la pena riflettere, metterli a tema, no? Lui dice, Dio dunque, onnipotente e infinitamente buono, vede le sofferenze di questi bambini e non muove, se posso dire così, un dito. Questo è, diciamo, lo status questionis. Si comincia da qui, dal non cercare di, come dire, eludere questo sofisma, questo tema, no? Che non se l'ha inventato lui, è di Eraclito, o meglio, un autore latino, Lattanzio, citando Eraclito, parla di questo sofisma, cioè dice, se Dio è buono ed è onnipotente, perché l'innocente soffre? O è buono ma non può di fatto intervenire, cioè lo vorrebbe aiutare ma non lo può fare, quindi non è onnipotente e quindi non è Dio, perché a Dio, al concetto di Dio, non si può togliere l'onnipotenza. Oppure lo potrebbe fare, cioè potrebbe intervenire e cambiare quella situazione, ma non lo vuole fare, allora è un mostro, cioè è un Dio affacciato dal cielo che vede sotto di sé nel mondo scorrere infinite sofferenze e non interviene. Allora, tra le due ipotesi, non sappiamo quale è peggiore, no? Ricordo una volta, parlando con un papà, io insomma cerco sempre di non lasciare aperta la strada delle scappatoie, perché sapete, tante volte un cristiano fa una sorta di teodicea. Sapete cos'è la teodicea? La teodicea è la madre della teologia. La teodicea nasce non solo in ambito cristiano, ma anche prima, millenni prima, in altre religioni, come proprio tentativo di difendere Dio dall'accusa di essere ingiusto, no? Ecco, questo vi capiterà frequentissime volte, no?
non solo chi ti sbatte in faccia in modo provocatorio questa questione, no? Ma anche chi cercherà, pensando di essere tuo alleato, cercare di trovare delle soluzioni, no? Ecco, faccio un esempio, no? Non per, diciamo, prendermi gioco delle zie o delle persone anziane, però no, lo faccio così un po' per scherzare, un pochino attenuare la drammaticità dell'argomento. A volte entri nella stanza, c'è la mamma e il papà con il bambino malato di una malattia magari seria, con il quale tu hai a lungo costruito un percorso, stai facendo tutto un lavoro per aiutarli a entrare in intimità con il Signore, cercare di costruire qualcosa. Arriva la zia che viene dal meridione d'Italia. Io sono meridionale, quindi lo dico contro me stesso, no? Non so, viene per esempio da Matera, persona molto religiosa che tutti i giorni fa il rosario in chiesa. Arriva e gli dice alla nipote, la mamma del bambino, dice: vedi che il Signore ti ha dato questa croce perché sapeva che tu avevi le spalle per poterla sostenere. Ragazzi, non dite mai una cosa del genere a una persona, perché è terribile. Cioè, dà proprio l'idea di Dio che sta lì con una serie di croci, no? Si sveglia la mattina e dice: qua ragazzi, dobbiamo svuotare il magazzino, eh? Guarda che spalle quello, dai, vai, no? Cioè, è proprio, oltre a essere pastoralmente proprio fuori luogo, ma è anche teologicamente sbagliato, non è affatto così, no? Quindi questo per dire, vabbè, adesso mi sono un po' diciamo, fatto una digressione aneddotica, con tutto il rispetto per le mie zie, insomma, io sono di Trani, quindi figuratevi un po'. No, per dire che cosa? Per dire che anche persone che non hanno studiato teologia, ma che sono membri della comunità cristiana a vario titolo, istintivamente diventano teologi, cioè fanno teodicea, dicono: non posso ammettere un Dio che potrebbe intervenire e non lo fa, devo cercare di trovare una soluzione. Un'altra soluzione che spesso si trova sempre a questa questione è quella di dire: Dio non lo sa. Cioè, un'immagine di Dio, ve lo dico dopo perché altrimenti vi anticipo delle cose che ho detto dopo. Quindi, chiaramente, la domanda sulla sofferenza dell'innocente è una domanda su Dio, cioè sul suo ruolo, indaga la natura di Dio e il suo modo di agire nel mondo. Quindi è una domanda teologica profonda. Il secondo aspetto, che mi sembra molto interessante e di cui dobbiamo essere consapevoli, ripeto ancora una volta, non vado a dare nessuna risposta, nessuna soluzione, però almeno capire quali sono i temi con cui abbiamo bisogno di fare i conti, no? A che serve la fede? A dare fiducia. Attenzione, perché questa spesso alcune figure culturali, dietro a una parvenza di venire incontro alle istanze del cristianesimo, in realtà sono molto fuorvianti. Ecco, vi spiego perché questa affermazione, che di per sé stesso sembra una cosa buona, no? Chiedersi a che serve la fede, a che serve la mia fede, no? Serve a darmi fiducia, sembra una cosa buona, ma attenzione, perché questa frase può essere interpretata, e conoscendo Augias, io credo che lui gli volesse dare questo tipo di lettura, di prospettiva. A che serve la fede? Esistono molti studi in ambito anglosassone che cercano di valutare la fede come risorsa nell'affrontare la malattia. Ci sono degli studi su riviste molto prestigiose, non so se qui ci sono dei medici, potete andarle a cercare, su riviste di grande livello come ad esempio il New England Journal of Medicine, che per noi medici è la chimera. Magari potessi pubblicare sul New England. Sul New England hanno pubblicato degli studi molto interessanti sul rapporto tra spiritualità e salute. Come l'essere, l'avere una dimensione spirituale sviluppata possa aiutare nella guarigione, ma come possa aiutare nel gestire psicologicamente l'evento malattia, il tempo di malattia.
Ma questo può essere visto in una chiave che è addirittura controproducente. Vedete il titolo di questo articolo: Illusion and Well-being, illusione e benessere. Cioè si può studiare anche la fede considerandola semplicemente un'illusione, cioè che non ha nessuna correlazione con la realtà. Anche se Dio non esiste, non importa, chi ci crede ne trae comunque un beneficio. Quindi capite quali sono i confini entro i quali noi ci muoviamo, no? Io nel mio ospedale, qui ci sono alcuni del mio ospedale, quindi non faccio nomi, ci sono psicologhe che apparentemente sono molto aperte nei confronti della dimensione spirituale dei pazienti, ci chiamano come cappellani, ci coinvolgono, ma è molto chiaro che la loro lettura del fenomeno spiritualità gli interessa solo per i risvolti psicologici, cioè non, proprio la correlazione col reale, con la reale esistenza di Dio, col reale intervento, non ha alcuna rilevanza, ok? Vado avanti rapidamente. Ecco, questo era quello che vi stavo dicendo prima. Siamo tutti teologi, cioè tutti istintivamente, di fronte, fino a 5 minuti prima, eravamo convinti che Dio fosse un Dio buono e provvidente. Capite che noi non possiamo sfuggire, altrimenti entriamo in una sorta di eresia pratica, rinunciare alla provvidenza di Dio. Che cosa fa quando una persona credente dice: si è ammalato mio nipote, ha un tumore al cervello, come Dio ha potuto permettere questa cosa? Allora, evidentemente Dio si occupa dei massimi sistemi, non sa nemmeno che mio nipote ha questa malattia, non è colpa di Gesù, perché se Gesù lo sapesse interverrebbe. Capite che questo, detto in termini semplici, spesso vi troverete di fronte qualcuno che cerca da credente di percorrere questa strada, di fatto è un ragionamento teologico, si chiama teismo. In diverse fasi della storia del cristianesimo, ma anche in altre religioni, si è cercato di propugnare una forma di fede teistica. Che vuol dire il teismo? Per esempio, anche nella Francia del Settecento si è propugnata una sorta di sincretismo, perché sembrava che potesse mettere tutti quanti d'accordo, e quindi in una visione un po' irenica, un Dio che è un Dio che ha innescato la realtà, cioè gli ha dato come un calcio d'inizio, ma poi dopo lascia la libertà alla realtà di andare per la sua strada, non si sogna neanche di entrare nella vicenda personale di ciascuno di noi. Capite che questa è una strada che noi non possiamo percorrere per difendere Dio dall'accusa di ingiustizia, perché è un'eresia. Noi crediamo invece in un Dio provvidente che, se tu preghi, lo sa, ti ascolta. Certo, poi probabilmente interviene nella realtà in una maniera che spesso non è quella che noi ci aspettiamo, che dobbiamo forse crescere nel comprenderlo, nel saper entrare in una relazione con lui, ma non possiamo certamente utilizzare l'escamotage e dire che Dio non si interessa della vicenda di ciascuno di noi. Crolla metà della scrittura, dobbiamo buttare mezza Bibbia praticamente. E quindi in che cosa crediamo? Ecco alcuni brani scritturistici che ci mettono in questo senso un pochino con le spalle al muro. Capite che può sembrare, da questo punto di vista, un lavoro un po' cinico, no? E anche un po', come dire, ma allora ti accanisci, perché la persona sofferente cerca di trovare delle soluzioni, di salvare Dio, no? Io ci voglio continuare. Una volta un papà mi ha detto: no, per favore non mi stillare il dubbio che Dio sa che mio figlio sta soffrendo, che Dio, se volesse, potrebbe guarirlo così, perché altrimenti io smetto di credere. No, questo proprio, non preferisco credere che Dio non c'entra niente con questa sofferenza. Ecco, capite che a volte, no, è chiaro che poi dopo ci vuole sensibilità, bisogna entrare in confidenza con la persona, però a volte abbiamo anche il compito un po' sgradevole e scomodo di chiudere queste strade verso le quali a volte le persone cercano di sfuggire, ma che sono dei vicoli ciechi alla fine, che non portano a nessun reale giovamento. Ecco, mi dispiace di non poter andare oltre, vi sto solamente confondendo, capisco, le idee oltre quello che già ce l'avevate,
Ecco, però perlomeno alcuni punti di riferimento, e con questo chiudo, ritornando a quello che ho detto prima. Darwin ha giocato un ruolo molto importante nel causare l'attuale nostra visione, non solo ad extra, cioè non parlo dei non credenti, parlo di noi cristiani. Io una volta in una riunione in cui c'era stava pure quella suora lì, non so come è venuto fuori il discorso, che cosa c'entrava, del creazionismo o dell'evoluzionismo, e io ho detto in questa riunione, che era composta da professionisti, tutti cristiani, tutti battezzati, gente che va a messa, ho detto: beh, chiaramente noi non siamo evoluzionisti, siamo creazionisti. Sono scoppiati a ridere, come se, pensando che io avessi fatto una battuta. Dico, no, scusate, dico sul serio, noi siamo creazionisti. Cioè Darwin ha introdotto una sorta di tarlo nella nostra visione della realtà molto grave. Cioè la realtà, in particolare la vita umana, non è più attratta da un fine, ma è spinta da delle cause. Capite? Non cammina verso nulla, non c'è un fine. Questo devasta, distrugge la nostra visione della realtà. Allora, io ho scoperto una cosa e vi lascio con questa, perché ormai siamo in ritardo, avrei voluto dire tante altre cose, va bene. Vi lascio con questa. Perché Darwin, forse, nessuno ne può essere certo, però non è una teoria solo mia, perché Darwin si è così, diciamo, prodigato nel realizzare, nel costituire una teoria così terribile? Perché se voi ci pensate veramente, no? È terribile pensare che non c'è nessun fine, che non c'è nessun Dio, che non c'è niente che governa la realtà. La realtà e la vita è puramente frutto del caso e della necessità, come dirà anche Jacques Monod negli anni 60, vincendo il premio Nobel per la scienza, no? Ecco, se la realtà fosse veramente così, che senso ha la nostra vita? Ecco, cosa ha spinto Darwin ad avere una visione così cinica, così dura, caustica e, mi permetto di dire, innaturale? Non è naturale che un uomo pensi questo della realtà, perché noi abbiamo iscritto dentro di noi che la vita ha un senso, che c'è qualcosa di noi che va oltre la pura materialità, che la vita prosegue dopo la morte. Sono cose che ciascuno di noi ha iscritto nel suo cuore. Allora Darwin ha dovuto fare un lavoro veramente di svuotamento, come se avesse voluto buttar via tutto questo per arrivare a una conclusione: la nostra esistenza non ha alcun senso. Ecco, io credo che questo sia nato da una grande sofferenza che lui ha vissuto prima di partire per il suo lungo viaggio con il Beagle, questa nave che lo ha portato, e durante questo tempo lui ha messo a punto questa teoria dell'evoluzione. Questa è Annie Darwin, sua figlia, morta a 10 anni. Se trovate su internet le foto di Charles Darwin prima che morisse sua figlia, lui aveva parecchi figli, con la sua Annie molto amata in braccio, non lo riconoscerete, sembra un'altra persona. Probabilmente per lo scandalo della sofferenza dell'innocente di una persona è cambiata tutta la nostra visione della realtà. Ecco, vedete come forse è veramente importante essere aiutati a trovare un senso, delle risposte nella relazione con Dio a questo mistero della sofferenza.